La nota attrice Francesca Chillemi è tornata a far parlare di sé grazie alla sua nuova relazione con Eugenio Grimaldi, un noto nome nel panorama imprenditoriale napoletano. I due sono stati recentemente avvistati in vacanza a Capri, godendo della bellezza dell'isola e dei momenti di intimità che contraddistinguono il loro amore. Archiviata la relazione con Stefano Rosso, Chillemi sembra pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua vita sentimentale. Una vacanza estiva indimenticabile a Capri. Francesca Chillemi ed Eugenio Grimaldi hanno scelto Capri come scenario ideale per la loro romantica fuga estiva. Le immagini della coppia che si diverte insieme sono state pubblicate nel recentissimo numero del settimanale Chi, che documenta i loro momenti più belli. Durante una serata presso la storica taverna Anima e Cor, i due hanno dimostrato di vivere un'intensa complicità, scambiandosi affettuosi baci e ballando al ritmo della musica locale. La coppia non ha esitato a trascorrere tempo a bordo dello yacht Lady Iliana, di proprietà della famiglia di Eugenio, offrendo uno sguardo privilegiato sulla loro vita lontana dai riflettori. Tra bagni di sole, avventure in mare e cene romantiche, Chillemi e Grimaldi si sono immersi in una routine di svago e divertimento tipica delle vacanze estive della dolce vita. All'interno del locale più esclusivo dell'isola campana, la presenza di Francesca ed Eugenio ha catturato l'attenzione dei presenti, con i due che si sono immersi totalmente nella loro realtà amorosa. Questi momenti di spensieratezza hanno sottolineato la nuova fase della vita dell'attrice, che sembra aver ritrovato il sorriso dopo la fine della sua precedente relazione. Il profilo di Eugenio Grimaldi, un uomo dall'identità riservata. Eugenio Grimaldi è un nome che potrebbe non essere familiare a molti, ma dietro la sua riservatezza si cela un curriculum di tutto rispetto nel settore imprenditoriale. A 38 anni, ricopre il ruolo di Executive Manager presso il Grimaldi Group, un'azienda di famiglia nota nel campo dei trasporti marittimi. Nonostante il suo background, Eugenio ha scelto di mantenere un profilo basso, sia nella sua vita professionale che privata. Il suo profilo Instagram è chiuso al pubblico, e non sembra interessato a condividere dettagli della sua vita personale con il pubblico. Questa sua scelta di riservatezza rispecchia la stessa attitudine di Francesca, che ha sempre preferito non esporre pubblicamente i propri legami affettivi. La coppia, dunque, sembra trovare un equilibrio nel rispettare la propria privacy, mantenendo però viva l'attenzione mediatica grazie ai momenti che vivono insieme. La recente relazione tra Francesca Chillemi ed Eugenio Grimaldi ha già superato le valutazioni superficiali. Si parla di presentazioni familiari già avvenute. Infatti, Eugenio avrebbe avuto la possibilità di incontrare la figlia di Francesca, Rania, ma anche la sua mamma, mentre l'attrice ha già conosciuto i figli di Eugenio, avuti da un precedente matrimonio. Il futuro della coppia, impegni e piani. Con l'estate che volge al termine, resta da vedere quali saranno gli sviluppi della relazione tra Francesca Chillemi ed Eugenio Grimaldi. Entrambi sembrano investire tempo e attenzione per costruire qualcosa di autentico, lontano dai riflettori e dal gossip sfrenato. I recenti avvenimenti e le presentazioni di famiglia sono chiari segnali di un impegno reciproco che potrebbe portare a una connessione più profonda. Ciò che colpisce di più è come, nonostante le sfide relazionali del passato, Francesca abbia mostrato una grande capacità di ripartire e abbracciare una nuova avventura, sostenuta da una persona che appare serena e riservata. L'attrice, entrata nel cuore del pubblico con il suo talento, ha trovato una nuova fonte di gioia accanto a Eugenio, un uomo che, seppur lontano dal mondo dello spettacolo, si sta rivelando un compagno affettuoso e presente. Mentre i riflettori si spostano su questa felice coppia, il futuro riservato dei due innamorati continua a incuriosire gli appassionati di gossip e cronaca rosa, pronti a seguirne ogni passo.